mia, me la vedevo sempre passare per Scandiano sulla sua bicicletta, tutta vestita di nero, sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la neve. Mi ha sempre colpito perché quando appunto la vedevo passare, chiedevo a mia mamma: ma chi è questa signora? Da dove va? E lei mi diceva sempre: guardala bene questa signora, ricordatela, perché questa signora qua, quando non ci sarà più, ha già un posto prenotato in paradiso. E mi è sempre rimasta impressa, insomma. E così, quando, dopo che è nato il gruppo, ho avuto questo ricordo, ho pensato di postarlo, dato che era proprio il periodo più in cui, insomma, si ricordavano le persone che, insomma, non c'erano più. E allora ho avuto, insomma, quest'idea di lanciare questo ricordo, e sono stata subito seguita a ruota da Giovanni, che ha proposto di dedicare a lei una via o una targa, ricordo. Angelo ha proposto di dedicare appunto questa stanza, e da lì dopo è nata appunto l'idea di raccogliere le firme, grazie a Fausto che, insomma, si è impegnato per la raccolta. Adesso siamo qua. Ci sarebbero gli unici ormai parenti della Lisetta che magari se Sì. volete venire qua con noi, che secondo me è più giusto, Nel senso che, insomma, anche sì, perché noi abbiamo vissuto proprio una vita intera con lei, quindi, e possiamo veramente confermare quello che ha detto questa signora: cioè, le porte del paradiso sono aperte. Lei ha avuto purtroppo un tumore, io l'ho assistita assieme anche alle mie cognate, l'abbiamo assistita perché non abbiamo voluto, cioè le persone la venivano a trovare tranquillamente, ma non abbiamo mai mandato qualcun altro, siamo sempre andati noi. Non l'abbiamo mai sentita una volta dire: mi fa male. E dobbiamo ringraziare anche il dottore Menozzi, che non c'è più, perché a un certo punto, sai che in ospedale ti tengono un tot e poi ti mandano fuori praticamente, tumore o non tumore, te la sbrighi. Il dottor Menozzi, lei era da sola, viveva sola praticamente, il dottor Menozzi ha fatto in modo che andasse nel reparto suo, l'ha tenuta all'indigenza, staccandola, diciamo, dalla cosa, come si chiama, dalla medicina per un periodo di tempo, in modo che dopo lei potesse tornare in medicina. Ed è morta in ospedale, noi eravamo tutti lì, insomma, è morta la sera. Però, insomma, veramente è una persona unica. Poi io che l'ho sempre avuta da piccolina, avendo perso la mamma che era sua sorella. Io avevo 5 anni, mio fratello ne aveva 2 e mio fratello più grande ne aveva 10. Noi tutte le domeniche mattina, quando lei lavorava, c'era il ricovero ancora per Scandiano, c'erano gli anziani ancora di Scandiano nella parte. L'arte del mosaico, come ha fatto a realizzare quest'opera? Questo qui è stata una mia idea, nel senso, non sono di Scandiano, sono dall'87 che abitiamo a Scandiano, mi sento uno scandianese. Sei di Scandiano? Ok. E allora ho sentito parlare del progetto della Lisetta, dell'angelo in bicicletta di qualcuno, in bicicletta, però mi è venuto spontaneo così, senza che nessuno mi dicesse niente, ho detto: oh, la Lisetta, io l'ho, mi ha fatto tante punture a me, tante cose, va bene, farò qualcosa. Cerca e cerca, fa le ricerche, non trovavo niente, assolutamente, assolutamente. E lei, beh, ho cominciato a fare disegno, piano piano, piano piano, fare correzione, finché alla fine è uscito così. Dietro, che li mettiamo dietro? E allora ho pensato: beh, metto la rocca di Scandiano, già che lei è di Scandiano. Siamo di Scandiano, rappresenta la rocca, rappresenta Scandiano. E così è nata l'idea di fare il mosaico. Sono tutti fatti in piastrella di prima qualità. E così ho detto: tagliate allora. per settimana. Sì.